Good morning guys! Oggi si va in motocicletta, domenica mattina Marta e Enea vanno al mare con i nonni e i bisnonni. Io purtroppo continuo a lavorare, però mi sono detto la tratta per andare me la faccio insieme a Noise e poi sto tutta la giornata insieme con loro al mare. Ho guardato qualsiasi applicazione meteo e tutti dicono: Riccardo, tranquillo, oggi c'è il sole. Sì, oggi c'è il sole. È anche vero che si stanno spostando e andando da quella parte le nuvole, quindi Barberino poi sarà tutto bello soleggiato, ma dove vado io? Appunto, di là, dietro le nuvole. E siccome voglio fidarmi di tutte quante le applicazioni meteo, ho deciso di partire senza nulla di impermeabile con me al seguito. Farò bene? Farò male? Lo scopriremo solamente raidando. E la cosa importante da sapere ora è che la colazione mi sta aspettando fra un'ora e mezza da qui in quella direzione, all'autodromo nazionale di Enzo e Dino Ferrari a Imola, perché lì c'è un bar e mi sembra un luogo perfetto per andare a fare colazione. Oh, si comincia subito così? Ma proprio così subito, Noise? Può andare subito così forte? Forte insomma, però già ti vuoi divertire, va bene, non la prendiamo con calma, subito in questa maniera, va bene, come tu vuoi, e io che te devo dire, ti seguo, cioè, se vuoi andare, andiamo, va bene, nessuno, no, vai, 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 vai. Ogni tanto quel po' di ignoranza leggera, perché sto andando a 60-70 in realtà, ci vuole, scateniamolo un po' con il guinzaglio, questo demone della velocità. È che la cosa importante è che anche se vai a 60-70, le curve devi lasciarle scorrere, devi lasciar scorrere, scalate poco, poco freno, se era in salita in questo caso, basta lasciare il gas, va di freno motore. Lasciate scorrere che la guida diventa molto più godibile, più divertente, orgasmica appunto. Mi fermo un attimo, che devo fare una cosa e devo mettere la giacca antivento. Dopo piano in moto. Sì, no, non si va forte. Dammi, perché guarda, la vitale è una sola, eh. Io sono giovane, io sono già una certa età. Hai ragione, ti ho detto. 35 anni lei, che ce l'ha per 40 io. Ah, io ho detto 35. E siamo arrivati vicino. Io sono il doppio di lei. No, non lo direi. 72. Quindi. Si riporta benissimo. Io ho fatto il macellaio alle 5. Ora va a mangiare tortelli a Roncovillaccio. Fate bene. E dopo sesto fiorentino. Ah, ok, io sono di Barberino, siamo vicini, dai. 20 km. Esatto. Buona giornata, signori. Che carino! Io adoro questa gente, così genuina, buona, di una volta, che oggi è difficile sempre di più incontrare. E incontri questi caratteri soprattutto sulle persone un po' anziane, perché ormai nella vita hanno visto tutto e hanno solo che dirti: ciao ragazzo, che cazzo fai? Qualsiasi cosa tu faccia, falla con testa. Mi piace. Comunque la parte antivento era d'obbligo metterla, mamma mia. Ora che ho messo la parte antivento sulla pancia sto meglio. Dai che supero il nuvolone nero! Dai che supero il nuvolone nero! Ma anche, tra poco devo anche togliere la parte antivento perché mi farà caldo. Ma meglio così, guarda. Meglio dover togliere perché è caldo che aggiungere perché è freddo. L'importante quando si va in moto è sempre vestirsi a cipolla, cosa che oggi non ho fatto effettivamente, perché in quel caso hai uno strato per ogni evenienza. Oh sole mio, stai in fronte a me. Oh sole mio, sta in fronte a me. A te? Com'è che diceva? Ma quanto mette di buon umore andare in moto, ragazzi! Porca miseria! Non è che ne avessi bisogno, perché ero già di buon umore, però proprio all'ennesima potenza. Sì! Tiè nuvole! Tiè! Io vado al sole, cazzarola! Volevate fregarmi, eh? Ora ti sta a vedere che qui è un acquazzone a tornare, ma di quelli grossi come non l'ho mai preso in vita mia. Questa strada ha due aspetti che per me sono fondamentali: la natura intorno, che la rende bellissima ed è molto scorrevole, curve veloci ampie che permettono di non dover sempre essere attaccato a freno e al cambio. Questa è una cosa importante per me,
ed è veramente divertente. E penso averla fatta, credo, perché non me la ricordo, una volta sola, perché a tratti ho dei ricordi e a tratti penso che siano dei ricordi sbagliati, il che non è un buon segno, vuol dire che il mio cervello si comporta come quello di uno di 80 anni. Che splendore! Mi fanno il bagno qua. Bisogna portarci Enea qua. Porco di inci, che cazzo, ho preso sotto, sì, grazie, mi ha fatto il dosso, ho preso il dosso, sì, grazie, sta a posto? Noise? Poi a mondo, grazie mille, sei gentilissimo, belli biker, mi piacciono, anche sta macchina mi piace però, Porca miseria, c'era sto proprio in curva, sto tutum. Tio buono, fortuna che non andavo forte. E tanto non vuoi che vada forte. Ecco qui il botto di con noise. Qui c'è l'avvallamento, sto tutum. Proprio il solco ho fatto, guarda te. Qui ho fatto. Questo. Porca troia. Che poi tantissimi incidenti succedono per le strade italiane che sono veramente schifose. Schifose. Non c'è niente. Ecco che l'ha toccato, guarda. Il cavalletto, guarda quanto è scorticato qua. È lui che ha toccato. Vabbè, si è toccato il cavalletto. A un certo punto pensavo di averlo perso. A un certo punto quando mi sono fermato non trovavo il cavalletto e ho detto eccolo, bene, l'ho perso. Posso cavalli, mi toccava tornare direttamente a casa senza passare dal via. Comunque le nuvole, un lontano ricordo. Oggi giornata al mare in famiglia con sole che spaccherà le pietre e prosciugherà i corpi. E dire che stamani stavo per lasciare la moto a casa perché non mi fidavo dell'applicazione che mi dava tempo bello. Ho detto no, prendo la macchina. Avrei fatto una cazzata colossale. E questo è il meteo che mi aspetta stasera a tornare a casa. Non si può entrare? Posso? Ok, grazie. Ci mancherebbe. A piedi si può? A piedi posso? Lasciamo un attimo, la lascio qui all'ombra. Leggero soffermo, monsieur. Eccolo. Ayrton. Comunque bellissimo l'evento di oggi. Quello circuito pieno di biciclette, perché c'è il giro libero all'interno del circuito in bici. Che figata! Cioè posso entrare liberamente, senza pagare niente, e girare sulla pista di Formula 1 in bicicletta. No, ma che figata è, ragazzi! Mi faranno entrare a piedi? Almeno sulla linea di arrivo del circuito, di partenza, dai! Proviamo a chiedere. No, non si può. D'altronde oggi gara ciclistica, vabbè dai, io. Due ruote ce l'ho, motorizzate e rumorose. Questa è la partenza del Gran Premio. Del circuito di Imola. Miglior modo di finire il video non c'era. Ora devo trovare il punto dove purtroppo questo circuito è passato ad essere famoso, a essere storia. Eccolo laggiù, c'è quel disegno giallo sul muro e lì è dove purtroppo Ayrton
è diventato un mito. C'è una cosa che non sapete di me: nel mio passato ho fatto gare con macchine a ruote scoperte, monoposto, ed ero anche bravino. Il problema erano i dindini che mancavano. Nel motorsport, se non c'hai i dindini, non vai avanti. Però almeno ci ho provato. Posso dire di averci provato. Questa è la cosa più importante. Ultimi attimi qui intorno al circuito di Imola. Ora riprendo su dalla strada perché raggiungo la famiglia, anche perché mi sto squogliando. Qui c'è, se è tarda mattina e il sole si fa sentire. Anche se questo parco non c'ero mai stato a piedi ed è rilassante, vorrei starci tutto il giorno. Se... però si va, si prosegue, si va al mare a divertirsi in famiglia. E noi ci vediamo al prossimo video, quindi bravi, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!